Siamo in Valimagna, terra di emigranti e di lavoratori. Qui esiste ancora una generazione di uomini che ha passato la propria vita lontano da casa. Una generazione di emigranti che per sopravvivere ha cercato il lavoro all'estero. Storie di gente che ha lasciato la propria terra, ma che l'ha portata sempre nel cuore. Si tratta degli ultimi testimoni diretti di un mondo ormai lontano. Racconti che il Centro Studi Valimagna sta raccogliendo accuratamente per ricostruire il modo di vivere di un'intera realtà, quella dell'emigrante bergamasco. La Valimagna, come tutte le valli bergamasche, hanno dei forti connotati in chiave migratori, insomma, sono state forgiate, fatte con l'emigrazione, soprattutto in tempi recenti. Dalle testimonianze che abbiamo raccolto in questi anni, con il lavoro di ricerca storie di emigranti, abbiamo ricostruito alcuni caratteri dei nostri emigranti. Era un'emigrazione la nostra di gente che sapeva lavorare, cioè andavano all'estero ad insegnare un mestiere, non ad imparare qualcosa, soprattutto in campo forestale ed edilizio, tant'è che molti connotati della cultura forestale bergamasca oggi sono diventati patrimonio della cultura forestale elvetica. Even more in love with me you'd fall, we'd have it all. Noi nel nostro viaggio abbiamo incontrato tre personaggi: Carlo, che ha fatto il boscaiolo in Francia e Svizzera, Angelo, muratore e all'occorrenza tuttofare, che ha girato mezza Europa, e Carlo, detto il Barba, contadino che ha passato la vita girando a piedi tutta la Lombardia per vendere i suoi formaggi. Tre storie diverse ma con molti punti in comune. Tre storie che raccontano il modo di affrontare le difficoltà e i problemi in un contesto lontano nel tempo, ma dal quale discendiamo anche noi. Io ho finito le scuole e sono andato a lavorare con papà perché ero l'unico dei quattro della famiglia. Io ero il primo, avevo una sorella che aveva 2 anni di me e una che aveva 10 anni meno di me, e mio fratello l'ultimo, l'uno che aveva 5 anni. Siamo una famiglia povera, senza papà, senza niente, la mamma aveva 5 figli e si doveva arrangiarsi come si poteva, vero Pino? Dopo uno è andato in guerra di qua, l'altro è andato in guerra di là, si è rimasti lì, io il nonno 35, 40, 45 mucchi da mungere e il nonno non ce la faceva, ho cominciato 6 anni io a mungere, una coldaia di 3 quintali di latte non riuscivo neanche su a tenere le patte da mettere dentro, dai, ötenke, dai, tira su che, melle, tira su che, melle, ho cominciato da 6 anni, sono dietro ancora, ne ho 76, sono dietro ancora. Eravamo baraccati nei boschi e lì nei boschi si aveva il lavoro per tutto l'anno, a primavera, l'inverno si faceva il taglio per avere del lavoro tagliato per tutto l'anno per terra, a tirare da settembre a settembre, a settembre l'anno dopo, insomma, ecco. Siamo abituati un po' al tutto, al buono, al grano, grazie o no, anche che non mangiava anche fregia la pulenta. D'estate sul parco sul Rasegone, e d'inverno, questa era la casa di deposito, e d'inverno giù, Crema, Cremona, Merso, Melignano, Pescapè. Chi si muoveva a piedi? Piedi, sempre a piedi. Col carrettino si caricava tutto, galline, maialini, vitellini appena nati, galline, tutto il carre che c'era dietro, tutto caricare. La vita un po' era dura, sì, perché non c'erano le motoseghe come adesso. Si faceva tutto con la sgure e il rasegone. Avevo 15 anni lì, sulle montagne a 2000 metri, boschi vergini ancora, mai stati tagliati, e lì tagliare, e dopo lì, come si vede solamente sole e stelle. Io sono perito agrario, non ho i documenti, perché per 8 giorni mio nonno non mi ha lasciato a casa, giù a Misano, a Geratata, perché dovevo partire, dovevo su andare in montagna, per il 1° giugno bisogna essere su, per 8 giorni ho perso il diploma, ho pianto. Le ore non erano contate,
la normale era 10 ore, quando erano 12 e 13 anche. Ho fatto fino a 16 ore, dalle 5 della mattina alle 10 della sera. 30 lire al mese, 30 lire al mese, un lire, non lire al giorno, non era tanto o no? Confronto di una volta è festa adesso, tutti i giorni è festa adesso. C'è la casa, c'è la stalla, c'è... Se hai voglia di lavorare, lavoro, se lo vai in casino, di là il fieno ce l'hai lì, una volta non c'era niente. Io non posso lamentarmi, né? Perché sia soltanto trattato abbastanza bene, sia in Francia come in Svizzera. In Francia, in Svizzera, nei primi tempi, dopo ci siamo abituati. No, non c'era male, no. Non c'era proprio male. Io sia come si comportava. Quando si comporta bene, i problemi non ce n'è, vero? Del 47-48 il fieno l'abbiamo pagato 6.000 lire al quintale e prendevamo 2,20 di taleggi. Il dovere chiamava come andare, uno che deve andare a militare, non gli manca lasciare la famiglia. E noi lì come lasciare la nostra casa, bisognava partire e andare con le mucche. E non c'era neanche il posto da dormire, né? Sono casino a dormire, sono casino del pieno, sa come sono le casine giù in pianura. È ancora giovane, ancora, credo che venga un po' insieme a me. Si stava ancora abbastanza bene anche nei boschi, fuori di tutte le e poi eravamo in un grande spazio, avevamo le capre, le galline, il cane, sì, avevamo anche la compagnia. Adesso sta bene qui a casa. Allora, fino a troppo. Ma la soddisfazione è quello, da mungere le mie vacchine, fare un taleghino, uno cotto, uno crudo e basta, lì, guardalo lì.